muta Gianni, così si sente. Ah, mio. Non a te. Buonasera a tutti. Questa sera introduciamo come argomento la colpa che è stato richiesto mercoledì scorso dall'Arianna in realtà. E quindi questa sera Giada e Arianna parleranno di questo argomento che è molto un argomento di grande valore che ci tocca un po' tutti. Infatti la colpa è un'autocondanna, è un'autoinvalidazione ed è anche rappresenta la svalorizzazione del come essere umano. E quindi questa sera andremo a parlare della colpa perché diciamo che la presa della piena responsabilità per quello che ci succede nella vita di ogni giorno, nella nostra quotidianità, e l'imparare ad amare, a perdonare noi stessi, ci permette di sanare questa ferita e di guarire, quindi essere felici. Quindi lascio la parola a Giada e Arianna che parleranno, articoleranno l'argomento della serata. Grazie. Grazie. Ok, allora inizio a leggere la prima parte. L'argomento richiesto per questo mercoledì è stato la colpa. La riunione del mercoledì, che per noi ormai è diventato un evento irrinunciabile. Noi ci occupiamo di autoguarigione e di biodecodificazione, quindi facciamo una riflessione da questo punto di vista, considerando anche letteratura pubblicata in merito. Dove c'è colpa c'è paura. La colpa non è di nessuno. In natura non esiste la colpa. Quando ci sentiamo oppressi da un complesso di colpa, abbiamo il chiaro segnale che siamo vittime della forza, della costrizione dei modelli dominanti. La colpa è uno strumento di sottomissione ed indica uno dei livelli inferiori di vibrazioni emozionali. Uno stato di coscienza molto basso. Il penultimo livello, se facciamo riferimento alla scala elaborata da David Hawkins. Come sempre, abbiamo diversi aspetti. C'è chi tende a colpevolizzare gli altri e c'è anche chi invece si sente sempre in colpa. Abbiamo la tendenza di pensare che tutto quello che ci succede venga da fuori. Pensiamo che sono i fattori esterni che ci fanno sentire in un modo determinato. E quando quello che sentiamo non ci piace, cerchiamo qualcosa o qualcuno al quale attribuire la responsabilità delle nostre sensazioni. Siamo convinti che attribuendo responsabilità agli altri ci liberiamo dalle nostre. Dimentichiamo che non assumendoci responsabilità riconosciamo il potere agli altri di farci diventare delle vittime. Il prezzo per incolpare è la perdita della nostra libertà. Il ruolo di vittima porta con sé una percezione di debolezza, vulnerabilità e mancanza di difese. Queste sono le principali componenti dell'apatia e della depressione. Nei mesi scorsi abbiamo parlato a lungo della coscienza e della scala di Hawkins, da lui definita. Hawkins è anche l'autore del libro Lasciare andare. Parla dell'attaccamento e di tutto quello che facciamo per rimanere ancorati ad una vita infelice. La paura di vivere è la paura delle emozioni. L'attaccamento alle abitudini crea dipendenza e paura di perdere. Ma normalmente, quando ci giustifichiamo con non posso, ci stiamo ingannando, perché per verità dovremmo esprimere non voglio.
Dietro in un posso o in un voglio c'è la paura e dove c'è paura c'è colpa. La colpa è un'autocondanna, un'autoinvalidazione, la nostra svalorizzazione come essere umano. Nel mondo duale del confronto e del giudizio, nel quale siamo mantenuti schiavi, consideriamo tutto quello che ci succede come buono o cattivo. È un riflesso automatico. Senza pensare, abbiamo già deciso che dietro una mancanza ci debba essere un responsabile o un'evidenza negativa, una colpa. Uno di noi deve essere colpevole. In questo modo ci convinciamo di essere innocenti, ma ci condanniamo ad essere martiri e vittime e ci convinciamo che così saremo accettati perché infelici. Non è un ragionamento né razionale né cosciente, ma contiene il desiderio della colpa, il desiderio di ottenere un castigo dall'altra persona da sommare all'autocastigo. La colpa genera sentimenti negativi e si autoalimenta, colpa di sentirsi in colpa. Diventa un equilibrio chimico, biologico e noi non ne siamo coscienti. È sempre presente e genera la convinzione che stiamo facendo sempre qualcosa di sbagliato, che dovremmo fare qualcos'altro in ogni faccenda che ci impegna. Proiettiamo colpa su tutto il mondo che ci circonda. Abbiamo bisogno di un nemico. Quando la colpa è presente in una situazione, non c'è vincitore. Tutti sono perdenti. Dovremmo essere in grado di osservarci e di ascoltarci. Il primo passo per lasciare questo sentimento negativo è perdonare. Non è riconoscere l'errore, è lasciare andare, abbandonare ogni giudizio dato che quando si giudica, in definitiva, si giudica se stessi. Gli altri sono specchi, ci offrono l'occasione di riconoscerci nei loro difetti, di trascendere e superare quello stato negativo. Gli altri ci consentono di ritrovare noi stessi, di liberarci e di trovare la strada della coerenza. La colpa è il castigo. Chi si sente in colpa crede di meritare un castigo, ma né la colpa né il castigo possono servire a risolvere i nostri conflitti. Ma abbiamo già visto che la colpa è il pretesto per negare la responsabilità. Quando incolpiamo qualcuno, stiamo giudicando qualcosa che rifiutiamo in noi. Dietro i sensi di colpa c'è la società e soprattutto le religioni. Nella civiltà giudeo-cristiana si concepisce il castigo come rimedio della colpa. Chi ha colpa merita il castigo. Questo era anche il participio della psicologa comportamentale con rinforzi positivi o negativi, premi o punizioni. Modo di educare gli uomini e gli animali ed arrivare a riflessi condizionati. I nostri comportamenti, quasi tutti inconsci, sono motivati da necessità biologiche, basiche di sopravvivenza, come la sicurezza, l'accettazione nel branco, la protezione e la valorizzazione. La repressione o il castigo di qualsiasi comportamento porta con sé la copertura di queste necessità. Per quanto qui esposto, possiamo affermare che la colpa e di conseguenza il castigo non riescono a risolvere nessun conflitto, semmai per contro mantengono uno stato di oppressione, immobilità, prostrazione. Non siamo colpevoli, ma siamo responsabili di quello che facciamo e delle conseguenze delle nostre azioni. Compreso questo, il nostro modo di agire può essere modificato per uscire dal dominio della colpa.
In tutte le nostre sindromi, nella nostra ipocrisia, nel nostro complesso di colpa, è celato un meccanismo di protezione. Viviamo in un mondo di illusione, dove percepiamo la realtà che viviamo attraverso delle lenti di distorsione. Vediamo e rifiutiamo negli altri quello che non ci piace di noi stessi. Sono proiezioni, come le ha definite Jung. Tutto quello che ci molesta, e più in genere quello che succede intorno a noi, diventa il nostro modo di essere e impregna la nostra vita. Non ne siamo coscienti. Quando rifiutiamo qualcuno perché sgradevole, malizioso, crudele, interessato, eccetera, gli stiamo attribuendo quello che non sopportiamo di noi stessi o che non desideriamo nel nostro io ideale. Stiamo osservando il nostro ego, la nostra ombra nascosta nell'inconscio, ma che si manifesta nella nostra vita diaria. Quando incolpiamo qualcuno, giudichiamo quello che sappiamo essere scorretto in noi ed alimentiamo questo stato in una sorta di equilibrio chimico che mantiene questa emozione artificiale. Non fa parte della nostra natura. È un'aberrazione della cultura che ci mantiene infelici e ci impedisce di crescere. Per interrompere questo stato, dobbiamo integrare le ombre che sono occultate nel nostro inconscio, il nostro ego. Allora ci siamo liberati della colpa e del castigo. Noi non rifiutiamo il castigo, anche se è doloroso, lo consideriamo un privilegio. E chi si riconosce colpevole vuole il castigo che gli compete come liberazione della colpa. La colpa è un legame con il passato. Chi si trova legato al passato deve considerare che la corda è il suo senso di colpa. Prigionieri della colpa siamo apatici, statici, inerti e raffrattari. Non riusciamo a cambiare il nostro modo di essere e consideriamo che solo il castigo potrà risolvere il problema della colpa. Incolpiamo gli altri e desideriamo punirli, ma come abbiamo visto nel precedente incontro, abbiamo una sola arma, un'arma formidabile, il perdono. Il perdono dell'altro consente di perdonare noi stessi per gli addebiti fatti, per i giudizi, coscienti che l'altro siamo noi. La vita in ogni occasione ci spinge ferventemente verso la coscienza e verso la coerenza. La colpa e le sue conseguenze ha interessato la letteratura di tutto il mondo e sono stati scritti molti libri. Libri che direttamente o attraverso simboli hanno descritto i sentimenti indotti dal complesso di colpa. Segnalo un romanzo di uno scrittore francese che parla della crocifissione di Gesù. Il titolo tradotto in italiano sarebbe Quel chiodo che piantai, di Daniel Mersois Girivaudan. È stato tradotto come L'uomo che piantò il chiodo. Il protagonista è Nathanael. L'uomo che fu scelto per piantare i chiodi sulla croce di Gesù Cristo. L'autore afferma di aver recuperato la storia nell'Akasha, la memoria eterica del pianeta. Questo non è un libro religioso, ma piuttosto la storia di un'evoluzione, di una crescita e di lezioni imparate. Daniel Mersois Girivaudan è un autore e terapeuta noto per le sue esperienze fuori dal corpo e per la lettura nell'Akasha. È venuto in contatto con l'anima di Nathanael che gli ha permesso di scoprire e rivelare al mondo il significato importante della sua evoluzione e quindi più in generale dell'evoluzione umana. L'autore ha scelto di scrivere il libro in prima persona, così da creare un senso di intimità e familiarità con il lettore, scelta che funziona perfettamente. Il libro parla della colpa,
da leggere con il cuore e non con la mente, fa riflettere. Il suo messaggio raggiungerà e sarà sentito da chi è pronto ad aprirsi e ad essere completamente onesto con se stesso. Soltanto quando ci prendiamo la piena responsabilità per quello che ci succede e amiamo e perdoniamo noi stessi, possiamo guarire ed essere felici. Nathaniel nacque in un piccolo villaggio della Giudea, ai tempi dell'imperatore Tiberio. Figlio di uno scalpellino e membro di una famiglia numerosa, nacque storpio e questo aspetto lo tormentò per tutta la vita, facendolo sentire inutile e un abominio. Alla morte dei suoi genitori, cominciò a fare dei lavoretti qua e là per sopravvivere, fino a quando un giorno i romani lo assunsero per fissare i condannati alla croce. Chi avrebbe potuto immaginare che sarebbe stato lui a inchiodare Gesù alla croce? Nathaniel aveva sentito delle voci su quest'uomo che tutti chiamavano Rabbi, ma non vi aveva mai dato importanza. Eppure, ai piedi della croce, quest'uomo gli sorride con la più dolce delle voci, esclama: "Dunque, sei tu, Nathaniel?" La voce e il sorriso di quest'uomo sono troppo da reggere e Nathaniel non riesce a portare a termine il suo lavoro. Da quel giorno Nathaniel vive nel tormento di ciò che ha fatto. Inizia a vagare, incontra diverse persone, incluso l'apostolo Giovanni, che appare come il più dolce e saggio degli uomini. Vive esperienze che influenzeranno grandemente la sua vita presente e le successive incarnazioni. Molte cose accadono in questo libro e sono tutte talmente significanti e toccanti che devono essere vissute individualmente dai lettori. Voglio solo condividere alcune piccole citazioni di questa lettura meravigliosa. Sta a sentire. C'è gente che passa la vita a rifiutare di varcare le porte che gli si spalancano davanti. Costoro non sentono perché non vogliono sentire. Per il solo fatto che sentire richiede coraggio, capisci? La vita ci parla in continuazione, Nathaniel. Non c'è essere umano cui essa non invii un segno dopo l'altro per mostrargli da che parte andare. Oppure da che parte sarebbe meglio non andasse. A certuni parla più forte che ad altri. Forse tu sei tra questi, ma non posso credere che tu sia fra quelli che hanno deciso di non darle ascolto e di volgerle le spalle a tutti i suoi doni. Non vedi che tutto ti ha condotto qui, oggi, e non altrove. L'Eterno non possiede alcuna volontà di castigare per mezzo della vita che riceviamo in dono. Punire, vendicarsi, espiare sono solo parole umane, Nathaniel. E le parole non sono la realtà, ma quanto di essa desideriamo credere. E poi si finisce per renderla tale. Se vuoi assolutamente essere punito per qualcosa, allora stai pur tranquillo che così sarà. Ma sarai tu a inventarti la sanzione e ad alimentarla nella testa e nel cuore. Puoi continuare a lamentarti e a tessere la trama delle tue disillusioni. Puoi lasciare questo mondo domani mattina, decidendo di covare la tua acrimonia fino alla prossima maschera di cui potrai disporre. Oppure, invece, puoi dire di sì ad ogni istante che ti si presenta. Sia che crediate o meno nella reincarnazione e in esperienze fuori dal corpo, questo libro, scritto meravigliosamente, si legge come un romanzo e trasmette molti preziosi e toccanti messaggi che potrebbero cambiare la vita di chi è disposto ad aprire il cuore e la mente. La domanda principale che qui si pone è: chi è vittima di chi? Nathaniel vive una vita miserabile, credendo che essa sia stata ingiusta con lui e di non meritare di essere felice. Ma al contempo è molto passivo e pieno di giudizio verso gli altri. Anche quando potrebbe fare qualcosa e
che potrebbe cambiare il corso degli eventi, o quando le persone gli dimostrano amore e compassione e gli chiude il cuore. Durante il suo percorso si renderà conto che è stato lui a rendere la propria vita quella che è stato lui stesso a decidere di vivere in quel modo. Quindi chi è la vera vittima? E chi è l'artefice? La nostra anima è qui per imparare ad evolvere. Quindi tutto quello che ci accade serve a quello scopo, anche quando non ce ne rendiamo conto, il che capita la maggior parte delle volte. È più facile incolpare la vita e gli altri quando le cose non vanno come razionalmente ci aspettiamo. Ma dietro alle nostre aspettative spesso si nascondono paura, sfiducia, autosvalutazione e senso di colpa e di perpetua mancanza. Sprechiamo spesso la nostra vita correndo dietro a di più, piuttosto che apprezzare quello che abbiamo e viverlo al meglio. Quando lasci andare le tue aspettative su una persona, su una situazione, un luogo o una cosa, è più facile essere presente in quel momento perché non stai più correndo dietro a quello dopo. La maggior parte delle persone desidera ottenere quello che vuole, ma il segreto è volere quello che hai in questo momento. Eckhart Tolle. L'uomo che piantò il chiodo è una grande occasione per riflettere e guardare dentro noi stessi, per iniziare a vivere la vita attraverso una nuova prospettiva. Tutto ha senso, ed è così, perché tutto accade per una ragione. La storia di Nathaniel mostra egregiamente che la nostra vita ha un significato. È un'appassionante esplorazione del sentimento di colpa e delle implicazioni emozionali. Una riflessione profonda, una narrazione della colpa presente in tutte le culture è diventata un archetipo radicato in tutti noi. L'autore risponde alle domande che lui si fa. Siamo realmente liberi? Quali necessità ci fanno diventare degli attori nella nostra vita? Come ci liberiamo dei pesi che la vita ci mette sulle spalle? Chi è la vittima e di cosa è vittima? L'autore centra il racconto su un personaggio polemico del quale storicamente si sa poco e che al tempo della crocifissione è stato incaricato di mettere i chiodi nelle mani e nei piedi nel corpo vivo di Gesù. Emerge il peso della colpa che noi consideriamo dalla prospettiva della biodecodificazione. La colpa provoca un sentimento di responsabilità associato ad una sensazione di vuoto esistenziale. Ci sentiamo debitori. Ci sono infinite strade che ci portano alla coscienza ed un giorno o l'altro tutte si incrociano nello stesso punto, nel cuore. Il concetto di colpa è sintetizzato nei dizionari come il fatto di sentirsi causante di qualcosa per azioni, omissioni, che provocano un sentimento di responsabilità. Colpa in molte lingue è sinonimo di debito. Biodecodificazione della colpa. Facendo biodecodificazione si considera la legge sincrona. Psiche, cervello ed organo intervengono sincronicamente nella prima legge biologica della natura. Ma la colpa non ha nessun organo che le corrisponda. Nessun organo la può esprimere. Non esiste una funzione colpa. Non esiste un osso, un muscolo o un organo che abbia a che vedere con la colpa. Nemmeno il sangue, le vene o le arterie, o i sistemi di sopravvivenza, eccetera. In nessuna parte del corpo, in nessuna cellula del nostro organismo, c'è rappresentata la metafora biologica della colpa, per quanto sia grande il peso della colpa. Ci stiamo specchiando negli altri e proviamo vergogna per i difetti che attribuiamo e ci sentiamo in colpa. Non comprendiamo da dove arriva questo modello comportamentale.
sono conseguenze culturali che non hanno una sede fisica nel corpo. Quello che stiamo sentendo è il riflesso interiore della colpa dell'umanità. Qualcosa che successe fuori di noi in epoche molto lontane. Qualcuno ci fa sentire in colpa. Mia madre piangeva quando c'erano discussioni in famiglia con il padre ed io pensavo che la mamma piangesse per me, perché io ero cattivo e a volte mi veniva detto. E pensavo che se mi fossi comportato bene, mio padre non si sarebbe arrabbiato, non se ne sarebbe andato. Questo tipo di condizionamento e di manipolazione ha lo scopo di poter dominare. Chi si sente in colpa è disposto a fare come gli viene comandato. Viene attribuito un peso alla colpa e viene usato per modellare, per esempio, nell'acculturamento. La colpa è come uno zaino pesante che toglie energia alla vita. Dobbiamo individuare la colpa e la troviamo da qualche parte del nostro corpo. Anzitutto osserviamo il consultante sofferente e vediamo la colpa. Perché? Verso che? Verso chi? A cosa è dovuta? Da dove arriva? Si deve poter riformulare quello che emerge dai colloqui. La colpa è una sensazione, è un vissuto emozionale. Si devono considerare le conseguenze della colpa come la paura, l'ira, la rabbia e la tristezza. Si cerca l'emozione che abita nel consultante, che c'è dietro la colpa, e poi localizzo nel mio organismo dove mi sento oppresso. Posso sentire un peso nel mezzo del petto, nella gola, nella bocca dello stomaco. La colpa, sensazione astratta, deve essere materializzata, deve avere una forma, un volume, un colore. L'analisi permette di eliminare successive cappe che la compongono. Quando la colpa emerge e perde il suo peso opprimente, si svuota lo zaino pesante che la rappresenta e che stiamo portando per niente. Quando abbiamo eseguito la localizzazione, che sappiamo da dove viene, che l'abbiamo messa in relazione con il corpo, ci fissiamo sulle sensazioni che essa produce. Sulle sensazioni possiamo lavorare. Per la trasformazione delle sensazioni possiamo contare con degli strumenti che abbiamo a disposizione. La sensazione come un conflitto si deve dissolvere. Dissolviamo la forma immaginaria che abbiamo dato alla colpa dentro il corpo fisico. È un'esercitazione da fare e che uno può fare anche da solo, meglio con un'assistenza. La colpa sono le pietre caricate nel nostro zaino dalla cultura della famiglia, dai genitori. Ci sentiremo leggeri quando ce ne saremo liberati. Nota narcisista, well now forever, dottor Giovanni Conati. D'applauso. Bravo. Emozionante. A voi la parola. Siamo senza parole. Tante cose assieme, tutte belle incatenate, tutte cause con cause. Questo è il nostro lavoro, lo facciamo tutti i giorni e questo comunque è un argomento chiave. Questo è un argomento chiave perché fa parte dei nostri condizionamenti ed è alla base di molte malattie, molte sindromi. Che poi la gente, le persone che stanno male non lo vogliono riconoscere. Va bene, diamo il benvenuto a Patrizia che è arrivata in ritardo ma è arrivata e adesso sentiamo che cosa vi ha mosso questa lettura, se vi ha mosso qualcosa è perché io mi emoziono e non posso parlare. All'inizio io allora, visto che sono stata la promotrice,
prima di ricevere questo testo ho cercato di riflettere in modo un po' più, diciamo, un po' forzato sull'argomento. E per quanto mi riguarda, ho cercato di vedere quelle che possono essere le cause della mia tendenza al senso di colpa e presumo che ci sia la tendenza ormai atavica della svalutazione e quindi del non sentirsi, chiamiamolo tra virgolette, perfetti, ma non si richiede la perfezione, ma di non sentirsi adeguati nel gestire probabilmente certe cose. La maggior parte delle volte mi riferisco a rapporti familiari, e quindi una svalutazione che ti fa partire subito dal pensare che tu, cioè che se c'è qualcosa che non va, la colpa sia tua, quindi l'autoflagellazione, e che a livelli cronici diventa proprio una dipendenza, come diceva anche il testo, che in qualche modo diventa quasi quel mezzo che ti fa sentire comunque legata a quella persona. È una sorta di masochismo, beh, lo è come è giusto che sia, perché come dicevamo nasce da noi stessi, siamo noi che ce la cuciamo addosso, no? E siamo noi che dobbiamo iniziare a perdonare noi stessi. Quindi può essere che arrivi ad essere a certi livelli una forma di dipendenza, una sorta di legame malato con l'altra persona. E, però di base sento, parlo soprattutto magari nel mio caso, per la mia esperienza, che la vivo con chi mi ha sempre svalutato, magari con altre persone no, però con chi mi ha svalutato fin da quasi subito, mi sembra di essere sempre in debito con quella persona, come dicevamo, no? Il vuoto cosmico. Esatto. E quindi mi sono ritrovata nella riflessione che avevo fatto pre-lettura del testo. Brava, complimenti. Arianna, hai il filo. Grazie. Allora, noi, se non c'è nessuno che parla, dico qualcosa io, tanto per tenere il discorso in piedi. Noi qui nel nostro ambiente siamo molto fortunati, non so se ve ne rendete conto, perché questi argomenti noi li affrontiamo continuamente e se andiamo a guardare alla radice di ogni problema c'è il fatto che noi dimentichiamo che siamo divini e quindi quando abbiamo parlato della coscienza, perdono, del tradimento, viene sempre fuori questo argomento qua. L'argomento è sempre questo. Chi ha avuto la fortuna di conoscere lo sdoppiamento del tempo, la legge dello sdoppiamento del tempo, che parla del processo della nostra incarnazione partendo dalla nostra divinità, dalla nostra essenza divina, sa che noi siamo qui per avere queste esperienze, però non le dobbiamo soffrire, dobbiamo viverle e tutto quello che implica sofferenza ce lo cerchiamo noi, perché arriva proprio deriva proprio dal fatto che dimentichiamo che il corpo è un ricevitore è un ricevitore di segnali, ma che i segnali sono altrove. Quindi i segnali vengono dal mondo sottile e dipendono dal nostro acculturamento, dipendono dal fatto che noi siamo stati educati, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato del tradimento e del perdono, siamo stati educati per essere infelici. Quindi noi non abbiamo l'idea della felicità che invece ci aspetta. E anche questo argomento entra perfettamente in questa situazione qua, insomma. Ecco, io non vi vorrei annoiare, però visto che il testo letto da voi è molto bello, io non me ne ero nemmeno accorto, mi faccio i complimenti, ma io non ho meriti perché sostanzialmente metto insieme dei concetti che sto palleggiando da 20 anni
e che li tiro fuori dalle mie dispense, quindi non c'è nessun merito. Comunque vedete che il senso di colpa è proprio una svalorizzazione estrema e la maggior parte delle nostre patologie, dei nostri disagi, come sinonimo di malattia, viene da lì. Viene dal fatto che ci siamo svalorizzati e che ci consideriamo colpevoli. Ci consideriamo colpevoli di qualche cosa. E noi non siamo colpevoli di niente, perché la colpa non esiste in natura. Non esiste un organo, come è scritto nel testo, che indichi che siamo colpevoli di qualcosa. È una cosa astratta, è una cosa che riguarda la psiche. E quando abbiamo disagi nel corpo, significa che i disagi sono di ordine spirituale, sono di ordine psicologico. Psiche vuol dire anima, e tanto perché non abbiamo degli equivoci. Ecco. A me ha colpito molto, Gianni, la correlazione tra il perdono e la colpa, perché l'altra volta avevamo parlato del perdono, però io non avevo mai collegato i puntini, nel senso che il perdono lo recepivo come qualcosa, cioè il perdonare sì l'altro, ma allo stesso tempo me stessa, perché ho lasciato che l'altro... È sempre la stessa questione, tu sei complice di chi ti fa del male, anche di chi ti colpevolizza, perché tu lo accetti, non lo devi accettare. Quindi la chiave per valorizzarmi è anche perdonare l'altro, ma me stessa, perché permetto di essere svalorizzata, giusto? Eh sì, è proprio in questo modo qua. Argomento ricorrente nel corso della giornata. Ma è sempre quello, tu ti renderai conto mano a mano che passa il tempo che il noccio della questione è sempre quello lì. E ne abbiamo parlato anche quando abbiamo avuto la riunione lì a Sant'Andrea. Il problema è la separazione dalla nostra componente divina. Noi crediamo di avere un corpo perché è materiale, è qui e lo sentiamo, ma il corpo non conta assolutamente niente. Quando ne parliamo nell'autoguarigione diciamo il corpo è perfetto. Guarda, oggi mi ha scritto un signore, mi dice dimmi che, guarda, ti vorrei leggere il messaggio, dimmi che significato ha avere il sangue denso. Mi dice dico, ma scusami, analizziamo la domanda. Che significato ha avere il sangue denso? Primo, non si fanno domande. Primo, quindi bisognerebbe smettere di parlare subito. Secondo, il sangue denso chi l'ha detto? È un'opinione. È un'opinione. Stiamo discutendo di un'opinione. Chi l'ha detto? Supponiamo che te l'abbia detto un dottore. Quello ti danneggia solo per il fatto che ci credi, perché anche quella del dottore è un'opinione. Cioè tu non puoi prendere decisioni o considerare la tua vita sulla base di opinioni, perché noi sottolineiamo continuamente che tu devi sapere e non devi credere. Se tu ascolti un'opinione, tu sei nella credenza. E nella credenza crepi. Non nella credenza dove c'è la pasta asciutta o i panetti o il coso. Quando sei chiuso in una situazione di credere, tu muori di quello che credi. E quindi anche questo qua che mi fa, questo è un uomo, questo qua mi diceva, ma il sangue denso che significato ha? Non ha nessun significato nel sangue, circolano i nutrienti per il tuo corpo e ci devono essere. E quando ti dicono hai il colesterolo alto e ti curano il colesterolo, ti ammazzano. Perché?
Se uno vuole abbassare il colesterolo se lo produce il corpo, negli uomini, sai che cosa, che fine fa un uomo che si cura del colesterolo? Diventa impotente e gli viene un tumore alla prostata. Curatevi il colesterolo, va bene, agli uomini dico, così poi sapete che cosa vuol dire. Non so se avete visto il gesto, non cuccare più. Quindi voglio dire che dobbiamo stare attenti, perché quando facciamo riferimento al corpo ci sono un sacco di informazioni che girano che sono solo opinioni. Noi sappiamo chi siamo quando andiamo oltre il corpo è perfetto, il sangue è perfetto, le vene sono perfette, che cavolo vuoi farci al corpo? Questo voleva che gli dicessi cosa posso prendere per avere il sangue meno denso. Che cosa vuol dire sangue denso? Hai la pressione giusta del sangue? Basta, che cavolo vuoi fare? Il sangue è giusto. Stai bene. Perché devi andare in cerca di vedere un'analisi. Chi va a farsi un'analisi è un suicida, perché c'è il conflitto di diagnosi. Il conflitto di diagnosi è il fatto che ti ammali per quello che ti dice, che ti dicono le analisi o che ti dice il medico. Quindi le malattie sono tutte costruite. Se purtroppo dobbiamo citare sempre la stessa fonte, se andiamo nel primo capitolo del mio libro c'è scritto le malattie non esistono, perché è vero che non esistono, capito? Uno viene convinto che è ammalato, comincia a curarsi, diventa un malato cronico. Chi non si cura, guardate me, io sono morto di medicine e sono qua che sono 20 anni che non prendo niente e sto bene, non ho che dovete guardare me perché, ma io sto bene, insomma, mi sono spiegato. E quando parliamo di autoguarigione diciamo, guardate che curare e guarire non è la stessa cosa, lo diciamo sempre, no? Quindi anche in questo caso, cioè parlando della colpa, noi dovremmo sapere che in natura non esiste la colpa, non esiste, perché dobbiamo sentirci colpevoli? Bon. Ok. La cultura. La cultura. No, a me ha colpito un sacco anche il discorso del castigo, cioè, mamma mia. Cioè, viene proprio tramandato dalla cultura, da tutte le religioni, proprio come un... se lo fai poi sei libero, no? Se lo fai poi... Chi si sente in colpa lo vuole il castigo. Sì. Allora, guardate, ci sono degli aneddoti che parlano di Maometto. Questo ve lo dico così come notizia volante. Allora, Maometto, sapete che nella cultura musulmana c'è l'abitudine, c'è l'usanza della lapidazione, no? E allora dice, tutti noi pensiamo che è una cosa molto crudele, aberrante la lapidazione, no? Allora dice Maometto, no, che al quale si è ispirata la religione musulmana, i musulmani lo considerano il loro santo, il loro profeta, e noi diciamo che era crudele. Allora Maometto ha governato, per così dire, la sua comunità per 21 anni. In 21 anni ci sono stati solo 5 lapidazioni. Allora dice, solo 5 lapidazioni? Sono state 5 lapidazioni, perché lui non voleva concedere la lapidazione, ma i lapidati rivendicano il diritto di essere lapidati. Capito? Cioè non è, per loro non è un castigo. Chi viene lapidato, cosciente di essere colpevole, che percepisce la sua colpa, vuole essere lapidato. Quindi come pagare il... scusami. Come se stesse pagando il debito che si sentiva addosso, giusto? Avete visto che in questa relazione che avete letto c'è un piccolo capoverso che parla della colpa e il castigo. Ah, sì.
Il castigo fa parte della liberazione, secondo la sua concezione, di chi si sente colpevole. Chi percepisce il senso di colpa. Ma anche le autofustigazioni, anche nel cristianesimo, cioè c'è dappertutto sta cosa qua, no? Sì, quindi non è una cosa così... Il fatto è che, torniamo sempre alla questione che noi siamo costruiti per essere degli schiavi e ragioniamo da schiavi, da prigionieri, da condizionati, insomma, in tutte le volte che abbiamo fatto le nostre belle considerazioni abbiamo detto scappiamo dal dominio dei cavalieri dell'Apocalisse, perché è là che stiamo male, quando usciamo da là non ce ne sono più problemi. Si, chi ha visto, chi ha seguito le riunioni che abbiamo fatto sulla coscienza, ha visto che noi, se riusciamo a passare il livello di 200, stiamo bene, non ci sono più neanche le malattie là, oltre i 200. Quindi è una questione di coscienza. Coscienza di che? Coscienza di essere anche spirito. Chiara, com'è? Ti vedo bene? Sono contento che sei qua. Adesso ci devi raccontare qualcosa. Sono contenta anch'io di vedervi. Intanto ti ringrazio per questo, per questa cosa che hai scritto, perché mi è arrivata tutta. E riflettevo sulla parola responsabilità anche, no? Perché ovviamente il tema della colpa, vittima, carnefice, fustigazioni, non fustigazioni, da quando sono piccola che lo vivo, lo conosco parecchio. Però ho sentito un cambiamento in me quando ho iniziato a dire ma io sono, quando i condizionamenti si sono sgretolati, non ho accettato che qualcun altro mi dicesse che cosa fare, che cosa dire, che cosa essere, e quando ho iniziato a chiedermelo in una maniera profondissima, poi c'è stato anche il corpo e la malattia che mi hanno portato al muro a chiedermelo in una maniera profondissima. Tu lo sai che eri eri candidata a farla tu questa lettura? Ah, può essere, sì. No, vabbè, ma cioè, siamo tutti pezzettini in uno dell'altro. Cioè. No, sentivo tanto proprio questa cosa della responsabilità, no? Perché sia nel darsi la colpa che nel dare la colpa a qualcun altro, c'è sempre, almeno quello che io ho sentito nella mia esperienza, c'è il fatto di non prendersi in mano totalmente nella propria scintilla divina, nel proprio dire ma io che cosa sono in fondo, che cosa sono venuto qua a fare, che cosa mi sta chiedendo questa terra, che cosa mi sta chiedendo il divino dentro e fuori di me di portare. E tutte le volte che io non ho riconosciuto questo e che mi sono svalutata, e ancora adesso faccio una fatica bestia, perché la fatica più bestiale è quella di amarsi davvero. Abbiamo da parlare su queste cose qua. Madonna, ci sarebbe da scrivere un'enciclopedia. No. Io le sto imparando. L'unica roba che sto imparando è che sto imparando a prendermi totalmente la responsabilità di me. In questo momento anche, scusa sono una valanga, però in questo momento anche questa solitudine che sto vivendo, no? E che mi sono autocostruita, quasi un'autoprigionia, no? È stato molto interessante perché ho sentito che mi ha portato a prendermi totalmente vabbè, adesso tu ridi, però della responsabilità ascolta Chiara, è perché ridere, sai perché mi è venuto da ridere? Perché tu dici, ma mi sono messa in prigione perché sono da sola, no? No, non ho detto quello. No. No, Giovanni, è che una delle cose che mi fa soffrire è una solitudine che vivo da tanti anni, Però in questo tempo qua, sì, ho sentito che comunque nel cammino, nel percorso, il tema è stato tanto quello di prendere la responsabilità di me, di non far dire a mia mamma, a mia nonna, alla mia amica, al mio amoroso, al leader di turno chi sono, che cosa voglio, che cosa non voglio, no? Questo?
Allora, e questo secondo me ha a che fare con la colpa che diamo agli altri e che diamo a noi tantissimo. Certo. Perché così ci deresponsabilizza, ci fa rimanere bambini, non ci fa diventare grandi. Basta, scusa, sono un vulcano. Ma no, sei bravissima, è molto interessante, anche perché questo, quello che dici serve a tutti, serve a riflettere a tutti quanti. Ma mi è venuto da sorridere. Quando hai detto che ti sei chiusa, che ti sei messa in prigione nella tua solitudine, sai perché? Perché nel coaching, che sì, nel percorso di coaching, una proprio delle primissime dispense che arrivano, non a tutti in uno stesso modo, è il valore della solitudine. Quindi dover apprezzare la solitudine, voler apprezzare la solitudine, capire il valore della solitudine. Questi sono concetti che io li ho messi nelle mie dispense, ma che ho preso dal taoismo. C'è qualcuno che la conosce questa? Nessuno qua. C'è qualcuno che ride? Cos'è la solitudine, Gianni? Sì. C'è qualcuno che ride per la solitudine? Io rido. Eh? Io rido. Ah, c'è la Giada che ride? Io rido. Hai visto che... hai sentito cosa ha detto Chiara? Sì. Ma non ti sembra, no, non ti sembra che sia leggermente inequivoco? Cioè, leggermente inequivoco. Lei percepisce le cose nella sua maniera, naturalmente, no? Ma noi sappiamo che nella vita abbiamo 4 errori di percezione e ci caschiamo sempre dentro. Quindi quando siamo negli errori di percezione vuol dire che manca una parte di coscienza, quindi ci caschi lì dentro. Perché? Guarda che cosa dice, vado a vederti la frase che ho qui, il testo che ha. Devi apprezzare, dunque allora, dice, chi si trova legato al passato deve considerare che la corda è il suo senso di colpa. Ah, che bello questo qua, eh? Sì, questo è perfetto. E poi vediamo avanti qua cosa dice. Quando dice Eckhart Tolle, dice tu devi, non devi avere desideri, devi amare quello che hai e quello che sei. E quello che hai in questo momento è il potere di adesso. È verissimo. Infatti Tolle mi ha svoltato qualche anno fa. È vero, è verissimo. Allora, solo che è costantemente da reimparare questa cosa qua. No, cioè, ma il fatto è che tu continui a rimuginare. Io so che cosa rimugini, non lo posso dire qua, ma io lo so che cosa rimugini. E tu te l'ho spiegato. Che puoi avere dei problemi di ordine psicologico perché non hai problemi di ordine fisico. Non so se te lo ricordi che ne abbiamo parlato. Sì, sì, certo, mi ricordo. Ecco, mi hai sollevato da un certo punto di vista. Si capisce, Madonna. Perché i medici mi avevano mazzolato. No, ascolta bene, Chiara, tu non hai niente, ricordatelo, io lo dico sempre, ma non te lo dico a te. Il corpo è perfetto, mettiti a posto. No, il corpo è il più grande, è una delle più grandi guide, cioè il corpo è maestro. Certo, abbiamo fatto una lezione noi qua nel corso, intitolata La sapienza del corpo, che i partecipanti al corso sono rimasti esterrefatti. Sono un'ora e mezza di lezione, fissa, densa, perché... Qua si corre, non si va a piano, non vogliamo perdere tempo, di tempo ne abbiamo persi anche troppo. Poi Giovanni, io dico che sono sola, però in realtà non mi sento per niente sola. Infatti se tu sei capace di apprezzare la tua solitudine, se la persona è sempre con qualcuno. No, vabbè, il desiderio di potermi condividere con un uomo, cioè, lo sai, però il tema della solitudine... mi riguarda da che sono piccolina, probabilmente da prima, però veramente più si apre l'aspetto di questo tipo di condivisione e più si apre la scoperta delle benedizioni del divino che possiamo toccare costantemente anche solo mettendoci a respirare, entrando in contatto con il corpo, più dici wow, cos'è questa roba, la voglio conoscere, no? Sì, sì. Comunque se stai presente...
Vedrai che le tue cose migliorano, ma migliorano subito. Beh, intanto sono riuscita a scarcerarmi da scuola. Questa ve la posso raccontare? Sì, sì, ho visto. Allora, il mio corpo mi ha svegliato alle 5 di mattina. Io sono una dormigliona, dormirei, mi piace dormire, però tipo 3 giorni fa alle 5 ero svegliissima. Anche arrabbiata, sono uscita, ho fatto robe. E dopo ho detto, no, non è possibile che non ci sia una possibilità. per cui mi sono messa a cercare e ho trovato la soluzione. Ho agito. Certo. Anche adesso sei pronta a partire con Giada? Andiamo in Albania. Io vado, chi vuole unirsi benvenuto. Ti facciamo un giretto, io ne avrei bisogno di fare un giretto. Ma certo, noi andiamo. Bisogno. Vedrai che come ti piacerà e che liberazione che avrai. Perché se vai con Giada è un coso, come si dice, un magnete. Lui adesso, lei ti attira, ti mette, vi raddrizzate a Vicenza. No, stavo pensando che me la merito proprio una vacanza, un giro. Poi no, certo che te la meriti, ma stiamo scherzando. Va bene, va bene. Chiara, come ti sei svincolata dalla scuola? Ma io in realtà, siccome l'anno scorso non stavo neanche in piedi, avevo chiesto l'aspettativa per motivi familiari che mi è stata data e mi sono arrabattata, ho fatto le mie robe per mantenermi. Quindi pensavo proprio di non poter chiedere un altro tipo. Ho chiamato avvocati, ho chiesto amici, ho chiesto le segretarie e tutti mi dicevano no. E poi a un certo punto, quella mattina lì, di due o tre giorni fa, sono finita su questo sito che diceva che si poteva chiedere l'anno sabbatico pur avendo usufruito di un anno di aspettativa, se avevi passato l'anno di prova. Io l'anno di prova l'ho passato. E quindi ho chiamato subito, cioè è stato, sai, da una roba super difficile a una roba super semplice, un salto. Michele, hai capito? Michele? Se sei capace di formulare... Non hai l'audio. Chi? Io? No, Michele. Ah, Michele stava parlando. Mi ritiro. Parla ma non ha l'audio, Michele? Non hai l'audio. Va bene. Ma perché lo chiedevi, Marinella? Non lo chiedevo perché in tanti cercano soluzioni e tra questi c'era anche Michele, eccolo, adesso ce l'ha l'audio. Sì. Michele, bisogna fare il salto, hai capito? Chiara, storia, non c'è Chiara storia. Se tu sei capace di formulare il desiderio nel modo giusto, si realizza. Sì, automatico. Quindi, di dirlo. Sì, hai visto? Quella roba lì che mi hai detto di lasciare fare l'universo, veramente. Certo, hai visto? Giovanni, oggi hai visto, ho parlato con te. Intanto è successa una cosa stranissima, perché molto strana. A me non è mai successo di chiamare una persona e parlare in tre. Oggi ci è successo, ti ricordi? Sì, sì, sì. Ma è una cosa assurda, vabbè. Va bene, non importa. Ma io ho parlato un attimo con te e poi mi stavo chiedendo delle cose, no? Camminavo. Davanti a me è passata, mi ha superato una signorina con una maglietta nera e dietro c'aveva scritto il potere ti arriverà dall'alto. Cavolo! Ho risolto tutto, no? Porca miseria! Ho chiamato dopo questa cosa, ho chiamato Mauro e eravamo in tre al telefono. Io, Giovanni e Mauro, dico, ma com'è possibile? Addirittura una telefonata a tre. No, a parte la telefonata che può essere, non lo so. Però a me mi è piaciuta tanto, insomma, perché mi chiedevo delle cose e mi è arrivata questa risposta. Parliamo sempre di universo, voglio dire, o chi vi pare, ognuno c'ha. No, ma anche perché se lo leghi a quello che ci eravamo detti 5 minuti prima. Sì, esatto. Io erano mesi che non sentivo una telefonata e ci siamo sentiti in tre lì 5 minuti dopo. Sono i casi. Ma cosa migliore, Marinella? Io ero di là al computer e ho assistito la scena, cioè ho detto, cioè, non ci ho fatto caso, ma sentivo appunto. Ma dov'è Mauro? Vieni stasera, no? E sapevo che, cioè, anch'io gli avevo detto a Gianni, ma il Mauro? E dopo alla fine c'è stata questa cosa, ho detto, no, vabbè, basta. Ma
Va bene così. Bello. Mirkes tu. Ok. Vedete, insomma, che in qualche modo ci siamo intrattenuti piacevolmente anche questa sera. Come vi dico, come vi ho detto prima, la lettura mi ha emozionato. Lo sapete che io mi emoziono subito e quindi posso parlare adesso perché subito non sarei stato in grado di parlare. Tutto qua. È molto bello, questi argomenti mi colpiscono e mi piacciono, insomma, tutto qua, è per quello che io sono sempre qua. Non è che io non sento sacrificio o impegno, io posso stare qua giorni e notti intere, e non mi stanco, insomma, ecco. Ok, non ha parlato Massimo. Patrizia, Massimo, ci devi dire qualcosa. Patrizia è muta. Io? Devo dire qualcosa? Sì, dai. No, io sono molto sintetico nelle cose. Quando si parlava appunto di sensi di colpa, ecco, una persona quando si fonde con la propria coscienza, la coscienza non ha né morale né colpa o colpa. Non esiste questa cosa qua. La colpa nasce dalla separazione, e quindi quando noi siamo uniti alla nostra coscienza questo discorso non ha neanche più senso, ecco, sintetico. Bravo, grazie. Michele voleva parlare, adesso ha il microfono e non parla più, dov'è finito? No, non dovevo dire niente. No, l'argomento è stato... non dovevi dire niente, ok. No, stavo soltanto rispondendo a Marinella, tutto lì. Ah, va bene. Non ti vorrei provocare, non voglio tirare fuori discorsi che poi ti senti provocato, ma la tireremo via sta storia qua del Green Pass e dei tamponi e delle mascherine, quindi... Ho paura, certo. Di no. No, io dico di... Oh, Massimo, ma che dici? Taci. Sabato andiamo a Roma, vedrete che... Massimo, smettila che la parola crea. No, ma io lo so già che... Giada, non ho sentito l'ultima parola, la puoi ripetere? Hai capito male. Cavoli. Guarda che la parola crea, cavolucchio. No, quello che stiamo vivendo, io già lo sapevo da più di 20 anni. Ma tu sai anche il finale di passaggio per passaggio. Però, alla fine, c'è l'happy end. Fine com'è, Massimo? La fine, intanto, ci sarà una bella, come si dice, una bella sfoltita di questi esseri mangiatori inutili e senza coscienza. Qui chi resterà e avrà elevate le proprie vibrazioni coscienziali saranno quelli che vinceranno. Però ci aspettano... Noi vinceremo. Quindi vinciamo. Qua ci siamo tutti. No, il resto farà una misera fine. L'Italia è già finita. È già condannata. Perché tutta questa baradan qua era per colpire... E diciamo quello che parte, il centro culturale, il motore di quello che era l'Europa, il mondo occidentale, era sempre stata l'Italia. Tutto questo è per colpire l'Italia. Questi non molleranno l'osso, ci dovranno distruggere. Stanno già creando una moneta, pensati, che stanno già creando con il Green Pass collegato a questa porcheria qua, una moneta elettronica unificata. Nel senso secondo me che non ci riescono, io sono sicura che non ci riusciranno. Ci riusciranno, hanno già fatto le cose. Torniamo al baratto. Questa volta ti sbagli, mio caro. Hai visto Blackout? Hai visto Blackout di WhatsApp e di Facebook ieri? L'ho visto. Quelle erano prove generali di centralizzazione. E qui gli scommettitori finanziari sono concordi a dire questa cosa qua. Però lo sai che ti dico, ma che adesso io in giro, mentre prima ero sola come un cane, anzi, stavo bene, però praticamente erano tutti per questa punturina, tutti. Adesso chi ha fatto due punturine e la terza non la vuole fare, ok? Ma e adesso le due punturine non servono più per il Green Pass, verrà annullato. Capisci che vuol dire? Ne inventeranno delle altre. Se cominciano a rifiutarsi di farlo, come la storia cambia.
e cambia. Ne metteranno delle altre perché la gente addormentata, guarda che è il 90%, Sì, ma cominciano a svegliarsi un pochino. Ma quando? Intanto una bella sfoltita. Parliamo entro il 2025-2026, ci sono i piani militari e stanno attuandoli e sanno già quanto diminuirà la popolazione. Cioè, io non è che sono pessimista, a me fa piacere che venga sfoltita questa umanità del cazzo, devo dire la verità, Però la moneta unica, ricordati, la stanno già mondiale, elimineranno le banche intermediarie. Però pare che non ci sia anche... Non potremo più scegliere di fare nulla, perché a quel punto... No, perché addirittura potranno anche eliminare, diciamo, faranno fuori i risparmi delle persone, diranno, ok, tu devi sopravvivere con questo che è stato, con una banca centralizzata, non avrai più un conto. Quello che hanno fatto in Grecia. Massimo, non è così, ci sono 100.000 soluzioni. Dimmi, Giovanni, bravo, dille, dai. Ci sono 100.000 soluzioni. Prima di tutto torniamo al baratto. Poi non so se voi vi ricordate negli anni 70 quando mancavano le monetine, che hanno cominciato a farci gli assegnetti da 200 lire, che corrispondono a un euro. Per e pagare anche le monete da 500 lire. E anche le banconote da 500 lire. Ecco, l'invenzione è stata quella di farsi di mini assegni e far circolare quelli. Sì, ma possiamo tornare ancora più indietro, possiamo farci un biglietto di debito. Gianni, è stato Aldo Moro che ha fatto questa cosa qui ed è stato assassinato proprio ucciso, per questo. Ucciso. Vabbè. Da Kissinger, dalla città americana. Il fatto è che... Però sembra che si stia già muovendo qualcosa a partire dagli Stati Uniti. Non sono così pessimista. Io non sono pessimista, sono realista. Io sto aspettando solo che vada fuori una gran parte di umanità inutile. Anche perché poi andiamo a stare tutti quanti da marinella. L'importante è che non ci andiamo pure noi fuori. No, lo sai perché? Perché noi stiamo costruendo il nostro universo dall'interno con la nostra... armonia, lo creiamo per noi. Se gli altri si ammazzano, si faranno fuori, sanno cazzi loro, noi non avremo quell'universo lì. È già diverso il nostro. Infatti, è proprio quello che dico. È già diverso. Quando viene da me qualcuno che sta male e ha delle obiezioni, gli dico, senti, vedi che io sto bene? Mi dice, sì, di te non me ne frega un cazzo. Vuoi stare male? Ma glielo dico in faccia così, io sto bene. Tu vuoi andare avanti con le tue opinioni, con le tue contestazioni? A me va benissimo. Vuoi crepare? Ti faccio tanti auguri. Non te li porto i fiori, io vengo sulla tomba e ti piscio sopra. Ecco, come faceva Jodorowsky. Sì, ma stiamo scherzando, io non so chi lo faceva, ma io... No, Jodorowsky con la psicomagia, lui faceva ste robe qua. Ah, sì. E prescrizione atto psicomagico, vai a pisciare sulla tomba di tuo padre. Brava. Allora, voglio dire, anche in questa frangente qua, c'è gente che dice, no, ho visto un articolo questa settimana qua, medico di 35 anni, medico, si fa il vaccino, esce dalla clinica e muore. Dico, ma perché è andato a farsi il vaccino? Imbecille! Cioè, dice, ma la moglie, i figli, ma perché è andato a farsi il vaccino, cazzo? Chi gliel'ha mandato a fare? È un medico, sa che il vaccino lo ammazza, sa che l'epidemia non c'è, sa che il virus non c'è, non so se lo sappia a dire la verità, perché loro hanno non è proprio così nella percezione di tutti, perché ci sono quelli che sono convinti che il vaccino faccia bene. Io dico, ma come fa bene il vaccino? Scusami, ma Gianni, sono delle credenze, se uno ha questa credenza credenze però uno ce l'ha. Cioè, ci sono persone che hanno questa credenza, per quello lo fanno. I dati sono dati, ragazzi. 7 milioni di morti negli Stati Uniti, di morti improvvise, da marzo a settembre, ed erano nel 2020 256.000, 7 milioni sono adesso, queste non sono credenze, sono morti improvvise, però non c'è correlazione. No, ma non sto dicendo in quel senso, sto dicendo che una persona che va a farsi un vaccino lo fa perché ci crede. È una credenza. Certo, anche chi si suicida ci crede, anche chi si butta da un ponte. Come Gianni ha detto, come fai a fartelo? Sono persone che ci credono, sono delle credenze.
come fai a andarti a fare le chiacchiere? Non hanno coscienza, la coscienza vuol dire essere anche informati, soprattutto è l'informazione. Quindi certo. Se tu sei informata, hai coscienza, e se sei informata non ti fai quella merda. Certo. A volte è un limite umano anche non essere coscienti. Fa parte. A volte è sempre il limite, è quello il limite. E purtroppo al giorno d'oggi, come dicevamo l'altra volta, ormai è diventata una questione di scelta personale, non è più un problema di massa. Qua ognuno è responsabile di se stesso e con le sue scelte o i suoi limiti. Questa è la nuova era. Esatto. È questa la metanoia della quale abbiamo parlato. Ognuno deve essere responsabile di se stesso. Non ci si perde più nella massa, nel cercare di aiutare la massa, ma ognuno salvi se stesso. La pietà non serve mica a niente, la pietà. Gli fai del male a uno che gli dimostri pietà, hai capito? Va bene, allora secondo me abbiamo detto, no, che siamo divini, quindi alla fine, vaccino o non vaccino, cioè io sono molto positiva, dico che avremo anche modo il potere, cioè, di superare anche quello, cioè sopravvissuti. Un livello di coscienza così alto che automaticamente quindi sopravviveranno, sì, gli altri no. Giada, dov'è Giada? Sono qua. È là. Secondo te Lucia ci sente o no? Ah, Lucia, ma c'è Lucia? C'è Lucia Schierano. Ah, ciao Lucia! Ah, ma no, non si vede e non si sente. Perché gli altri si vedono e si sentono? Tu per esempio non hai parlato, ma tu almeno sappiamo che ci sei lì, insomma. Monica, Mara, Mira, ci sono? Mira sì. Ha fatto eccola, un suo... Lucia, ciao! Eccola qua, Lucia! Ciao! Volevamo capire se c'eri o se eri un fantasma. Ragazzi, nel frattempo sto pulendo casa. Brava. Hai intonato il canto della Massaia stanca. Visto che tu sei una persona di cultura e sei una persona molto evoluta, hai ascoltato quello che hanno detto queste signore qua? Sì, come no, bello, mi piacerebbe avere il testo. E anzi, mi piacerebbe sapere chi era quell'autore indiano, mi sembra. No, è francese. Ah, francese. Ecco, capire come si è scritto e comprarmi quel libro, perché... Dunque, Giada può condividerti questo testo, la lettura di questa sera l'ho scritta io, non è per vantarmi, ma è quella, insomma. Quindi te la può mandare quando vuoi. Però io avevo piacere di sentire le tue impressioni, perché noi qui siamo un piccolo gruppo, che a volte siamo molto di più, stasera siamo in 15, e la gente che non è dentro questi argomenti qua ci considera dei pazzi, quindi... Sai, quello che mi viene da dire è che purtroppo tante persone, persona, che praticamente non danno peso o importanza al lavorare su se stessi, al lavoro su di sé. E me ne accorgo tutte le volte che succede che magari per un non nulla capitano dei disguidi, uno colpevolizza l'altro, a proposito di colpa, no? Uno si sente subito attaccato o giudicato. Ma tu, scusami, li conosci gli accordi toltechi? I quattro accordi? Sì. Sì. Applichi il secondo accordo e non ti colpisce nessuno. È già. Noi siamo Dio. Eccola là. Chi ci può colpire? Nessuno. Già. Quello che ha parlato è Massimo, lui sta a Panama.
Cosa volevo dire io? Ma sì, noi, come dicevamo prima, forse sembriamo eccessivi, ma di chi non vuole evolvere ce ne freghiamo altamente, non ci facciamo coinvolgere perché ci porterebbero indietro. Noi vogliamo andare avanti, noi andiamo avanti e sai quanto corriamo noi? Tu non sai quanto che corriamo. Corriamo tantissimo. Vabbè, va bene, ti ringrazio del tuo intervento. Grazie. Grazie a voi per la bellissima serata. Ma noi ci troviamo tutti il mercoledì e io propongo una cosa, propongo la fragranza del vuoto o la solitudine per Chiara la settimana prossima. Ti va? Ti va Chiara? Sei muta? Sì, va bene, ci provo. Sì, quella lì così capisci che... Così imparo. Lì forse c'è un equivoco. Va bene. Non ho capito che cosa gli hai proposto, Giovanni. La fragranza, del vuoto e la solitudine. Okay. Okay. Lo conosci tu, Marinella? No, conosco la solitudine, la mia solitudine. No, la dispensa sulla solitudine, non la conosci? Non si è mai soli. Va bene, dai. Ci mancherebbe di sentire la voce di Alessandra, che ascolta sempre in silenzio. Ci fa piacere vederti qua. Ci farebbe molto più piacere sentire la tua voce. Lei è una psicologa, però è timida, non so come mai. È timida, è una bellissima ragazza, vive a Padova, però è originaria di Verona. Siamo conosciuti a Rovigo, vero Alessandra? No, adesso vivo a Verona. Stai a Verona? Allora, guarda, credo che tu abiti vicino a Chiara e magari neanche vi conoscete. Chiara? Dove abiti Chiara? Abito alle Golosine più o meno, dietro Piazza dei Caduti. Ah sì, perché abita a San Massimo. Ecco, vicine, 10 minuti. Guardate che combinazione. Va bene, dai. Quasi quasi torno a Verona perché mi mancano i parrucchieri. A proposito di solitudini, mi mancano i parrucchieri. Eccola là. A te, finché continui a bere tutto quel caffè, non ti crescono i capelli. Eccola là. Ho un diavolo per capello. Va bene. Signori, sono le 10:30. E se non avete altre cose da aggiungere, io mi avvierei i saluti. Mi dispiace che non sia entrata Simona, che era molto interessata a questo argomento qua, ma lei era in viaggio, mi ha scritto che difficilmente sarebbe arrivata. Marinella lo stesso, no Marinella, Brunella, che anche lei è una persona molto competente, non ha potuto venire, neanche Giuliana, neanche Evelyn, non capisco perché manca Evelyn, insomma così, vabbè. Comunque, allora ci vediamo mercoledì prossimo, avete qualcosa da dire? No. Io ho qualcosa da dire. Ah, prego. Vi ringrazio dell'ospitalità. Madonna. Mi ha fatto molto piacere conoscervi. Guarda. Sono stata molto volentieri assieme a voi. Allora, guarda, qui sei la benvenuta. Puoi anche criticarci, Noi... No, io non mi... No, momento Gianni, non mi permetto mai. No, sarebbe molto pericoloso criticarci. Noi siamo al di sopra di qualsiasi cosa, ma non ce ne frega niente se ci critichi. Aspetta, quindi. Gianni, porta pazienza. Sono tutti argomenti dove ho fatto sempre delle riflessioni, quindi non è possibile che critico voi, nessuno che pensa a questa maniera, capito? Guarda Carmen, tu sei entrata per prima. Guarda che io ti conosco, Guarda che io ti conosco così bene che tu non ti puoi neanche immaginare. Sono contenta, Gianni. A me non mi freghi, eh? In che senso? No, nel senso che voglio dire che io so come sei. Bene. Sì, so come sei. Allora non devo dirti neanche tante cose, dai. No, non mi devi dire perché io le so già, ma però tu le devi dire perché serve a te dirlo, non serve a me. Certo, sì, certo.
Va bene, vi voglio tanto bene, vi ringrazio di essere qua, ci vediamo la settimana prossima. Ciao Giada, grazie, ciao Arianna, grazie a te. Buonanotte. Vediamo sabato forse. Grazie a tutti. Grazie, ciao. Veronica, Marinella, bacioni. Ciao. E che le extension siano con voi. Ciao Massimo, ciao Michele. Ciao. Buonanotte. Ciao, buonanotte.